E ragazzi, adesso inizia la parte, da una parte più interessante di tutte le missioni secondarie, dall'altra quella più noiosa, perché andiamo a scovare la storia fantomatica dei glifi. Quelle insegne luminose molto realistiche che si trovano a giro per la città. Sono 20 in totale e ovviamente li smarco con un tic sul foglio, perché ovviamente ricordarsele tutte è tanta roba. A Firenze dovrebbero essere, se non vado errato, 5. Allora, cominciamo dal primo, che ragazzi si trova esattamente qui. E la cosa divertente sarà il viaggio, perché non avremo niente da dirci. E proverò a raccontarvi qualcosa sul fatto che siamo ormai all'80% di sincronizzazione totale. Mancano ormai le consegne per finire il quanto. Dove credi di andare? Sto stronzo. Sto scappando! Giù, subito! Ovviamente non li prenderemo in sequenza, Cliffy, perché li prenderemo sparsi. Comunque poi alla fine riuniremo la storia. Insomma, stavo dicendo che manca il 20% della storia per finire, quindi non manca tanto. E poi approderemo su Assassin's Creed Brotherhood, che ovviamente ha una grafica migliore. Non so quanto sia più bello il gioco rispetto ad Assassin's Creed 2, sebbene comunque devo precisare che è un gran gioco lo stesso, soprattutto confrontato con i giochi gli ultimi della serie. È un fiore all'occhiello. Intanto devo trovare il glifi. Eccolo qui. Guardate che c'è questo che mi rompe il cazzo. Oh, metti permetti. Giù. Un secondo che lo compilo. Oh, merda, è un file criptato. Mettimelo sul computer. Sono un mago a decifrare. Con tutta la calma di questo mondo, sembra tipo il segno. Solo con l'animus. Boh, no, Omega. Cazzo ne so. Trasferiscilo a Desmond. Non posso crederci. Mi chiamano soggetto 16. Kaczmarek. Ascolta, non mi resta molto. C'è una cosa che devo farti vedere. Una cosa su cui ci hanno sempre sentito. Tutto quello che sappiamo, tutto quello che siamo portati a credere, è falso. Ok, ho trasferito la prova. Il file che dimostra tutto. Ma l'ho diviso in 20 pezzi e li ho protetti con un codice. La prudenza non è mai troppa. La regina Isabella. No, non lei. Ma in che secolo siamo? Vabbè, non importa. Ascolta, ho nascosto il codice del primo file in questo programma. Trovalo. Trovali tutti. Col percorso inizierai a capire la verità. Li troveremo, non ti preoccupare. Ha fatto entrare nel nostro Animus. Ah, il nucleo di memoria. Abbiamo trasferito il nucleo di memoria del 16 dall'Abstergo all'Animus 2.0. Deve aver violato il sistema quando vidi che usciva dalla sala fra una sessione e l'altra. Ehi, aspettate un secondo. I segni sulle pareti all'Abstergo, quelli scritti col sangue, erano indizi. Ci stava dicendo di cercarli dentro l'Animus. In principio, sblocca il file. 5 di queste scene mitologiche hanno un elemento in comune e inizierai a vedere. Allora, credo che sia la mela dell'Eden, appunto. 1. Poi vado a caso, raga, 3. 4. 5. Yes, signori! Sono un genio! Sono un genio!
Sono un genio, ragazzi. Veramente indiscusso. E vabbè, c'è questo pezzo di filmato. Manca tutto il resto. E allora andiamo a trovarcelo. Quindi la prima è andata, ragazzi. La seconda si trova all'ospedale degli innocenti. Ed è esattamente qui. Tanto, ora non serve mettere la localizzazione precisa, perché come ti avvicini praticamente comincia a suonare tipo acqua fuoco, come quando mamma vi diceva acqua fuocherello fuocherello fuochino. Ecco, e più o meno fa così, man mano che ti avvicini si intensifica e quindi non, cioè, è facilmente individuabile anche senza precisione nel segnare la posizione. Ora, magari l'ho detto e vengo palesemente inculato dal sistema, state a vedere. Cittadine, ricordate, la concia deve avvenire fuori. L'ospedale è questo, quindi è dall'altra parte. Eccolo, l'ho già visto, eccolo lassù. Questo è un segno che in Assassin's Creed si trova molto spesso. Il passato, una vasta rete di ioni e interconnessioni, tutte governate da... oppure no? ...64 quadrati. Ok. Va girata questa collana? Comunque, questa roba qui? Ok. No, sì, no. Che succede? Cioè, ma io ho premuto il pad solo. Il passato, una fase. Ok. Ioni e interconnessioni, tutte governate da... Mi fa rifare tutto da capo, eh? Ah, ok. Ecco come si gira il bastardo. Tanto credo che la faccia della signora, che questa pare una regina, vada messa in verticale, forse. Chiedo per un amico. Ok. Così non è proprio in verticale, eh? Ok. Elisabetta prima d'Inghilterra. Non la seconda, la prima. Ah, c'è un'altra. Qua c'è da individuare il verso. I capelli sono così, quindi buona. Questa è Napoleone. Cioè, è riconoscibilissimo. Penso che anche chi non ha studiato storia o arte, cioè, ci arrivi palesemente che questa è Napoleone. Frutto dell'Eden individuato, adesso non c'è due senza tre, quindi immagino che questi vadano in verticale. George Washington, che poi più avanti ne incontreremo pure, Non so tra quanto, però li incontreremo. Abbiamo il secondo filmato, che per ora è tutto e niente. E allora andiamo verso il terzo Cliffy, che si trova esattamente a Santa Croce, come dicono, come dicono a Firenze, Santa Croce. E l'è qui Santa Croce. E allora ci andiamo. Tanto ormai la mappa di Firenze, ragazzi, conoscendo Firenze anche dal vivo, la so a memoria. Cioè, vabbè, io poi qua la uso per fare prima, perché sennò vengono video veramente, video e live veramente troppo lunghi. Però, cioè, basta arrampicarsi su un tetto e io a Firenze mi so orientare. Vabbè, a Firenze è vero, mi so anche orientare
Senza salire sui tetti, ovviamente. Ti butto giù io. Cioè, ormai è prassi. Io non sono di Firenze, sono toscano, però... Cioè, per un toscano non conoscere Firenze... È un po'... Una buffonata, no? Cioè, come uno che abita nel Lazio e non conosce Roma. Nel senso, a livello di mappa e di posti. Anche se una volta ho incontrato una persona di Frosinone, mi ha detto: io non sono mai stato a Roma. E io, sti cazzi. Ci sono stato io che abitavo in Toscana fino a 2 anni fa. Poi ovviamente... Ma dov'è? Cioè, non ovviamente, me ne sono dovuto andare, come sapete. Là. Sono andato io nella capitale e... Non sono io che sono andato a Roma, è Roma che è venuta da me. E rubo una citazione a Zlatan. Tanto ho visto Glifi là, bello, fresco di giornata. E però la Toscana comunque ci torno spessissimo. Tra l'altro tra 3 giorni ho il treno per tornarci, quindi... Torno a trovare i miei cari spesso e volentieri. E siamo al terzo Glifi su 20. Viene trasmesso. Discendenti, sblocca il file. Eccola qui. Mela dell'Eden. Tanto ormai il soggetto è sempre quello. Ermago Udini. Eccola qui. Mahatma Gandhi. Che ci fa Gandhi con la vena dell'Eden? Poi era così magro che probabilmente manco riusciva a trasportarla. Però dettagli. Fare sbloccato. Siamo a 3 su 20. Quindi. Però ripeto, il filmato ha poco da dire. Terzo Glifi su 20. Terzo Glifi su 5 a Firenze. E allora l'altro, ragazzi, si trova qua alla Basilica di San Lorenzo. Ora non confondetevi con la San Lorenzo di Roma, perché c'è una netta differenza. E io, ripeto, campanilista al massimo, quella differenza, ragazzi, non si batte. La San Lorenzo di Firenze, ragazzi, è qualcosa di assurdo, bellissima. Poi mi vedete, no? Qua è gaming, è partite, cose varie, però a me l'arte piace in una maniera veramente assurda. Arte, storia, cultura. Seppur nella vita abbia avuto la possibilità di saperne di più su tutti gli ambiti, anche perché a scuola preferivo piuttosto morire che andare a scuola, l'ho finita la scuola. Non... Lasciatemi! Tutti e 5 gli anni, senza mai bocciare, cose varie, però diciamo che avrei potuto fare molto di più di quello che ho fatto. Avrei potuto finire la scuola in maniera molto migliore di come l'ho finita. Ma quelli sono dettagli. Però a me, ragazzi, la storia e la cultura... Più che altro quando giocavo a questi giochi, che avevo 16-17 anni. Anche perché io vi ricordo che quando portai Assassin's Creed 2 per PS4, trovate tutta la serie sul canale ancora, registrato dall'altro con la registrazione della Play, cioè una cosa assurda. Ero in quarta superiore e stavo più o meno studiando quegli anni lì. E quindi trovarsi il pomeriggio a studiare e... le volte che lo facevo. E poi a giocare con Lorenzo il Magnifico. Capite benissimo che era una cosa bellissima per me. Ha perduto il sede. Non siate timidi. E quindi veramente mi rimase dentro. E il problema è che poi da quando... Assassin's Creed si è, ma anche giustamente, allontanato dalla cultura europea, è andato ai Caraibi, scoperta delle Americhe, quelle cose varie. Diciamo che lì allora, più del contesto storico, mi sono più interessato al contesto del gameplay. Perché io voglio sparare una cazzata, cioè voglio proprio veramente dare un mio punto di vista totalmente assurdo. Ma se un Assassin's Creed come Valhalla, Unity o... Valhalla, Origins... O Odyssey
fosse ambientato nella, in queste ere, però col gameplay di quei tre a me andrebbe benissimo. Diventa sempre più facile violare il mainframe dell'Abstergo. Come se sapessi quali dati cercare. Come se l'avessi già fatto. Conoscenza infinita. Bocca aperta del bacio della morte. Allora, qua ci sarà un'altra mela dell'Eden, sicuro. No, aspetta, c'è un quadro, ok, che non è qui, ma è qui. Qui. E siccome abbiamo già setacciato tre quadri, io mi aspetto che qua ci sia la mela dell'Eden. Ed eccola qui, ed eccola qui, ragazzi. Bene, la verità comunque si chiama il tutto quanto. La verità arriva quando vuole, la verità. Vasco, c'ho anche la maglietta di Vasco. L'ultimo, ragazzi, si trova esattamente qui, che credo sia Villa Auditore questa, non ne sono sicuro, potrebbe essere. Ma finché non la raggiungiamo non posso darvi notizie certe. Certo invece il fatto che è il quinto su 5 a Firenze. E completato questo, poi possiamo muoverci verso altre destinazioni. Tra l'altro mi stanno ricordando che devo passare a Monte dei Giorni il prima possibile, prima che si blocchi la rendita. Perché se si blocca la rendita poi sono cazzi. A parte sono cazzi, cioè tutti i soldi che abbiamo. Se perdiamo la rendita 2 è ininfluente, però io voglio tutto sommato raggiungere più soldi possibili per fare poi la classifica. Allora, già lo sento, già lo sento, già lo sento. Mo non lo sento più. Tra uno in cerca di... Eccolo qui. Che bizzarro modo di andare in giro. Capisci? Capisci cosa succede? Non ancora. Ma capirai. Bloccato. Strumenti del potere. Il potere che controllavano annientò i nemici. Magari prima. Fammi farlo zoom. Allora, io credo che tutti abbiano una spada. 2. Tre. No. Rewind. Allora, riproviamoci. Sigmund. Carlo Magno, Attila, Re Artù. Beh, raga, perfetto. La spada. Era la spada, solo che avevo scelto i quadri sbagliati. Questo è il problema. Romani, appoggio la forza dei saggi. Beh, potrebbe essere questo, potrebbe essere questo. Perfetto, il bastone. Ci sarà anche il terzo sicuro? Invece no. Sbloccati tutti quanti. Perfetto. Allora sono 5 su 5 a Firenze. E però siamo ancora molto, molto lontani da scoprire la storia completa. Siamo esattamente a un quarto, perché ripeto, sono 20 glifi, quindi
5x4, 20. Siamo esattamente a un quinto.